Grazie Presidente. Prima di cominciare una precisazione, ovviamente qui non ci troviamo di fronte alla presentazione di una nuova maggioranza, ma è la presentazione delle nuove componenti della Giunta del Comune di Napoli e, come ci siamo detti più volte, il fatto di presentare alla città un breve bilancio di quanto sin qui fatto e quello che andremo a fare da oggi fino ai prossimi 3 anni, ovviamente, con tutti gli aggiornamenti del caso che di volta in volta si presenteranno. Prima di farlo, però, vorrei anche io associarmi sinteticamente, perché c'è poco da aggiungere rispetto alle bellissime parole che il vicepresidente Elena Coccia ha rivolto a Franca Rame, ma effettivamente una donna coraggiosa che anche io ho avuto il privilegio di conoscere quando svolgevo le funzioni di magistrato in Calabria e poi ho avuto modo di conoscere ulteriormente sino a poco tempo fa. E quindi mi associo anche io personalmente, oltre ad averlo fatto prima. Inizio di questo discorso, io vorrei ringraziare i napoletani per questi 2 anni. Perché sono stati 2 anni più duri di quello che pensassi. Pensavo che fare il sindaco era qualcosa di molto complicato, ma è ancora più duro di quello che potevo ipotizzare all'inizio del mio mandato. Perché non pensavo di trovare le casse vuote e non pensavo che quanto potesse essere difficile governare cercando di cambiare senza soldi. Eppure noi non abbiamo rinunciato a innovare e a governare e quindi non a vivacchiare, usando un termine che ho sentito anche qualche ora fa con il profilo nazionale. Non vogliamo vivacchiare, vogliamo governare, vogliamo innovare, vogliamo cambiare e rivoluzionare molte cose nella nostra città. Quindi il ringraziamento va alla dignità con cui i napoletani sinora hanno sopportato momenti difficili, momenti complicati, e anche innovazioni difficili ma che produrranno frutti importanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Voglio poi ringraziare in secondo luogo quelle lavoratrici e quei lavoratori del Comune di Napoli, delle municipalità e di tutte le partecipate che anche in momenti difficili, anche quando hanno avuto in ritardo gli stipendi e alcuni di questi continuano ad averli a singhiozzo, non hanno mai smesso di lavorare. L'hanno fatto con dignità, l'hanno fatto con passione e con mille difficoltà. E uno dei motivi di cui vado maggiormente orgoglioso e andiamo maggiormente orgogliosi, che avremmo potuto scaricare sul governo nazionale e sulle amministrazioni precedenti una difficoltà economica per produrre licenziamenti pubblici nella nostra città. Noi non abbiamo licenziato un lavoratore e una lavoratrice, anzi continuiamo a conservare, a migliorare, a efficientare le nostre aziende. La nostra, ovviamente, amministrazione. Voglio poi ringraziare, e lo faccio non in modo doveroso ma in modo sentito, gli assessori uscenti, perché hanno lavorato con grande passione, con grande competenza e con grande dedizione in questi mesi. Mi ha fatto piacere una riflessione che ieri mi ha consegnato un neoassessore che da poco fa parte della Giunta, quando mi ha detto: entrando qua dentro mi sono reso conto che significa fare l'assessore nella città di Napoli. E effettivamente il nostro compito deve essere quello di comunicare meglio all'esterno che significa e quante difficoltà si hanno e quanti ostacoli si trovano nel cercare di amministrare una città come Napoli in un momento così difficile senza risorse economiche. Quindi è facile criticare ed è giusto criticare, però io voglio esprimere il mio ringraziamento convinto a chi non è più assessore. Perché allora non è più assessore? Uno si può chiedere, se tu li ringrazi, se dici che sono bravi, competenti, eccetera. Perché io credo che noi ci dobbiamo mettere sempre in gioco, tutti, a cominciare dal sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali.
è difficile governare e c'è bisogno di volta in volta di fare dei cambiamenti. Io ritengo che i cambiamenti che abbiamo voluto apporre in quest'ultima fase sono dettati soprattutto dall'esigenza che ho fortemente avvertito, ascoltando tantissimo, soprattutto in questi 3 mesi, quello di allargare alle varie competenze, professionalità, sensibilità della nostra città. La prima giunta che costituimmo 2 anni fa, esattamente 2 anni fa, fu una giunta che nacque in pochi giorni e fu composta soprattutto da persone che avevano con grande entusiasmo, con grande competenza e con grande energia accompagnato il sindaco nella campagna elettorale. Quindi era una squadra composta in 7 giorni. Adesso io ho il compito e il dovere di allargare, anche perché è un momento storico molto complicato e particolare. Non ci sono partiti di riferimento. Io sono sindaco della terza città d'Italia senza avere sostanzialmente un partito. Non so se ce ne sono altri di sindaci di grandi città, non lo so, ma probabilmente no. E questo è un elemento di forza, ma è anche un elemento, ovviamente non vi sfugge, di debolezza. Il quadro politico è in continua evoluzione, però sono tante le energie che si vogliono mettere a servizio della città. Allora io, dopo aver ringraziato gli assessori uscenti, ringrazio a maggior ragione gli assessori entranti, perché hanno visto che cosa significa e hanno seguito in questi 2 anni la vita della città, l'amministrazione, e ci hanno messo la faccia. Guardate, metterci la faccia è qualcosa di particolarmente difficile e oggi amministrare Napoli significa avere coraggio e prendersi le decisioni nell'interesse pubblico e nell'interesse collettivo della nostra città. Abbiamo recentemente avuto una giusta soddisfazione, a mio avviso, ma non scontata, decisione da parte della Procura regionale della Corte dei Conti con riferimento alle maestre. Quello è stato un passaggio molto complicato della vita dell'amministrazione, in cui noi abbiamo mostrato coraggio e determinazione. E il nostro faro è stato esclusivamente l'interesse pubblico e l'interesse collettivo. Allora vedere oggi delle persone che una volta chiamate hanno deciso di dare la loro disponibilità a far parte di questa giunta, io lo trovo un atto coraggioso, perché oggi far parte di un'amministrazione, per quanto così importante e prestigiosa, significa rischiare in ogni atto che si firma, in ogni decisione politica, significa non appartenere a una casta, e qua non c'è nessuna casta, si hanno molti oneri e pochi onori. Quindi io li ringrazio molto perché tra l'altro mi hanno dato la possibilità proprio di fare quello che auspicavo, cioè allargare a ambiti diversi di quelli di mia stretta vicinanza. E quindi questo è un aspetto importante. Ringrazio anche chi dall'interno dei partiti ha deciso di far parte di questa nuova giunta, perché oggi c'è bisogno di un radicamento forte nella città. Allora io, siccome l'intervento deve essere articolato ma non può essere lunghissimo e fare un bilancio in pochi minuti è difficile, voglio tracciare le cose più significative a mio avviso del bilancio di questi 2 anni. La cosa a cui più tengo è che noi abbiamo ridato orgoglio e dignità alla nostra città. Io prima di fare il sindaco ero parlamentare europeo e certe volte non vi nascondo che provavo vergogna per le cose che mi dicevano quando stavo a Bruxelles. Napoli, Munnezza, questo era. Perché c'è la Munnezza a Napoli? Cioè questa era la domanda che i tedeschi, i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, tutti mi ponevano e io cercavo di dare una risposta. Quindi la prima cosa è aver tolto quell'immagine che va ancora consolidata, che va ancora conquistata giorno dopo giorno. Abbiamo vinto la battaglia ma non abbiamo vinto la guerra, perché le lobby degli inceneritori e delle discariche stanno qua dietro, pronti a colpirci alle spalle se ci distraiamo per un momento. La città non è ancora pulita come vorremmo, ma non abbiamo più quella vergogna di 2 anni fa e l'abbiamo fatta anche risparmiando sui soldi pubblici e abbiamo tolto la camorra da quel giro. Quindi questa è la cosa di cui più vado orgoglioso, come vado orgoglioso del fatto che Napoli è ritornata meta di turisti.
dove all'inizio, quando diventai sindaco, dovevo io telefonare a qualcuno per venire a fare un evento a Napoli e lo dovevo anche convincere, spendendo la mia credibilità personale, la credibilità di ex magistrato e la credibilità di un popolo che aveva avuto il coraggio di votare un sindaco al di fuori delle previsioni. Queste sono le armi che ho cercato di utilizzare all'inizio. Oggi ho il privilegio di mettere in lista di attesa persone importanti e di dire che vediamo se si può organizzare a Napoli. Certo, se non ci chiudono le piazze, ne possiamo fare molte di più, ma quelle piazze che le vogliono chiudere, noi le apriremo, così come avevano cercato di chiudere la Floridiana e noi l'abbiamo aperta. È un poco un braccio di ferro, ma è un braccio di ferro nel rispetto degli altri e noi anche pretendiamo rispetto, perché il rispetto lo si dà anche a chi vuole portare avanti il proprio programma politico perché è eletto dal popolo. Quindi noi portiamo rispetto alle leggi quando sono leggi ingiuste. Quando sono cavilli burocratici si impugnano nelle sedi amministrative. Abbiamo portato trasparenza. Ricordate quando si parlava delle amministrazioni locali come sedi in cui proliferavano gli incarichi esterni, le consulenze, le dirigenze esterne? Questa è una sfida che non è ancora vinta. Perché io, così come ho iniziato nel ringraziare il personale, lo sottolineo ancora molto, io ho lanciato una grande sfida al personale della macchina amministrativa, credendo in loro. E la partita si deve ancora concludere perché tutti insieme dobbiamo dimostrare che pubblico è positivo, efficiente, è valido e conviene puntare sul pubblico. Anche tra un po', come quando io sono certo avremo il piano di riequilibrio approvato dal governo e cercheremo di scendere al di sotto della soglia del 50% e potremmo finalmente, dopo 2 anni, cominciare a fare qualche concorso, insomma a dar qualche incarico, io punterò all'interno, cioè valorizzerò le persone che all'interno della macchina comunale hanno dimostrato competenza, professionalità, coraggio, dedizione e lealtà. La lealtà non è l'ossequio, la lealtà è all'interesse pubblico, alla città e alla città di Napoli. Poi abbiamo messo in campo un'operazione strutturale. Io la critica che trovo più ingiusta è quella che questa amministrazione non ha una visione. Invece quella, la critica che trovo giusta, è quando ti dicono perché non ci risolvi il problema dalla buca, la cosa, perché quella pur se non è una responsabilità diretta nostra, e lo spiegherò, è una critica assolutamente giusta, perché direi io la stessa cosa se mi trovassi dall'altra parte. Invece quello che non trovo giusto è che non si ha una visione da parte di questa amministrazione, e lo dirò di qui a breve. Innanzitutto l'abbiamo dimostrato tutti insieme, compreso il Consiglio Comunale, che voglio ringraziare molto, con l'operazione Verità sui bilanci. In genere noi siamo abituati, e siamo stati molti di noi abituati, a vedere al politico che guarda esclusivamente all'oggi, al massimo al domani. Perché se fa una cosa di cui ne può beneficiare una persona che viene fra 3 anni, è una cosa che non conviene fare perché tu perdi consenso. Quando noi abbiamo deciso di fare l'operazione Verità sul bilancio, che non è riuscita a Realfonso, è riuscita invece all'assessore Palma, noi abbiamo mostrato con veridicità quella che era la situazione economico-finanziaria del nostro comune. 1,5 miliardi di debiti, 850 milioni di disavanzo. E chi beneficerà soprattutto di questa operazione sarà il sindaco che verrà tra 7-8 anni, dove vedrà finalmente i pagamenti a 20 giorni, a 15 giorni, a 30. Noi la potevamo portare avanti sta storiella, probabilmente avremmo fatto qualche debito fuori bilancio, avremmo avuto un po' di liquidità in più e quindi facevamo un po' di consenso politico spicciolo, elettorale, dell'oggi, del naso, della punta del naso, e non guardavamo a oltre. Non voglio usare una parola grande perché non ci appartiene, noi siamo umili servitori del popolo e piccolini, però questo è un modo da ragionare da servitori dello Stato, cioè persone che cercano di fare le cose oneste, trasparenti e con correttezza, per carità, facendo errori, ma lavorando a questi livelli, in queste condizioni, 20 ore al giorno ormai da 2 anni, gli errori ci sono stati e ci saranno. L'intelligenza politica deve essere quella di correggere gli errori quando sono errori che possono essere corretti. Quindi operazione strutturale. Non è l'operazione immagine che ha fatto il sindaco e l'amministrazione quando qualcuno legittimamente dall'opposizione o dalla città dice pensate solamente agli eventi. Non è vero. Noi pensiamo in modo strutturale.
i tre grandi progetti europei sono stati salvati e anche qui abbiamo vinto la battaglia ma non ancora la guerra, è ogni giorno che si lotta per non perdere un euro di finanziamenti europei, ma significano soldi per centinaia e centinaia e centinaia di milioni di euro, soldi certi, rapidi, con riferimento ai quali significa fare gare, significano cantieri aperti, significa lavoro, significa economia reale. Puntare sull'industria culturale e sull'industria turistica non significa fare immagine e fare marketing, significa anche quello, ma significa soprattutto creare posti di lavoro. E per fortuna i bambini e i giovani della nostra città l'hanno capito meglio di molti adulti, tant'è vero che si stanno già organizzando. Si organizzano cooperative, consorzi, associazioni di ragazzi di 18, 20, 22, 23, 24 anni. Fanno cooperative di guide turistiche, aprono bed and breakfast, creano luoghi in cui valorizzare la nostra città. Ecco uno dei punti centrali di quella che è la politica e la visione della nostra amministrazione. Le politiche urbane, gli spazi pubblici, le aree negate, i diritti collettivi, le proprietà collettive democratiche, l'occupazione da parte dei cittadini di spazi pubblici. Io vengo sollecitato ogni giorno a sgomberare spazi pubblici occupati. È un conflitto. Io non sarò il sindaco degli sgomberi. Per carità, tutto deve essere fatto cercando di mantenere ogni cosa nei confini della legalità. Ma io quando vedo un luogo diroccato, come era per esempio Bagnoli e dove avevano i ragazzi dei centri sociali occupati, dove si fa un'attività sociale, me lo pongo il dilemma, ma io non darò mai una disposizione di sgombero, perché preferisco che in un luogo diroccato ci sia un'attività vitale. Poi deve essere fatto correttamente. La battaglia sull'ex asilo Filangieri, le tematiche su cui ci confrontiamo ogni giorno, attenzione a una privatizzazione dei beni comuni, ma bene la collettivizzazione dei beni comuni. Guai se noi andassimo a recintare i luoghi e gli spazi pubblici della nostra città. Così come io sogno le piazze pubbliche occupate, ed è per questo che non condivido, pur rispettandolo profondamente, perché l'ho imparato a stimare e lo considero una persona per bene con la quale si troverà sicuramente un punto d'incontro, che è l'architetto Giorgio Cozzolino. Perché io considero che l'occupazione da parte dei cittadini degli spazi pubblici, delle piazze, dei vicoli e dei luoghi della nostra città sia il più grande antidoto alla camorra, all'insicurezza e alla criminalità. Esattamente il contrario di quello che vogliono alcuni, cioè chiuderci in una casa davanti alla televisione o quando proprio vogliamo svagare, magari andarcene in un centro commerciale lontano dalla nostra città. È esattamente il contrario. Quindi la nostra politica sarà quella di riempire gli spazi pubblici e riempire la nostra città di persone. Perché accade una cosa straordinaria. L'abbiamo vista alla sanità, l'abbiamo vista sul lungomare Luberato, l'abbiamo vista a Scampia, l'abbiamo vista nella zona occidentale, ovunque. Quando i cittadini si riappropriano degli loro spazi pubblici, li difendono come i denti e non gettano una carta per terra. Quindi si ribalta una concezione tutta capitalistica, che non è la proprietà privata, che conta di più della proprietà pubblica, io dico della proprietà come bene comune, ma è esattamente il contrario. Io l'altro giorno lavoravo alle 2 di notte, ogni tanto strappavo una carta e la buttavo per terra, poi l'ho raccolta dopo 2 ore, alle 4 del mattino, ma per 2 ore l'ho tenuta per terra, era la mia casa, in fitto, dove la gettavo per terra, la prendevo e la andavo a raccogliere. È per strada che non la devi gettare. Allora io quando vedo che le persone che si riappropriano, come quei ragazzi della sanità che hanno fatto con le lacrime agli occhi le guide turistiche nel cimitero delle Fontanelle, o vedere in quel lungomare Liberato persone che vengono da tutta Napoli e rispettano quei luoghi, è molto facile, la politica dell'ovvio, la politica del recupero degli spazi collettivi, e diventa una grande operazione sociale e democratica che produce economia reale. Io sono convinto che noi siamo in grado di produrre economia reale nella nostra città, se puntiamo sulle nostre ricchezze, territori, mare, chiese, luoghi, bellezze, spazi pubblici, tesori nascosti. Napoli non è un paradiso, Napoli è paradiso e inferno,
E proprio per questo diventa una città attraente e deve essere la città dei giovani. Il nostro PIL non sarà mai il tram che arriverà più veloce di quello di Milano. Questa è una sfida che forse vincerà il prossimo sindaco. Io non credo che la vincerò. Noi speriamo di vincere il PIL delle emozioni, di far diventare Napoli una città in cui andare perché vivi emozioni che hanno un valore economico che il tram non te lo dà. Perché secondo me la vita non è più felice se il tram arriva un minuto prima. L'importante è che arriva e poi veniamo ai trasporti pubblici, perché certe volte non arriva. E questo è il tema su cui mi soffermerò tra breve. Però il nostro PIL è la nostra economia reale e soprattutto la capacità di far diventare Napoli il luogo in cui andare, in cui trovare conflitti, in cui trovare creatività, in cui ogni napoletano è un artista. Il compito nostro è far diventare l'arte del bene e non l'arte del male, quindi la creatività verso il bene e non verso il male. Adesso è un momento molto delicato, anche perché stiamo per approvare il bilancio di previsione. Quali saranno le priorità dei pochi soldi che avremo? Beh, innanzitutto diciamo che un grande lavoro che è stato fatto è quello che in questi giorni stanno arrivando soldi al Comune di Napoli. Questi non arrivano perché c'è stato un'opera e virtù dello Spirito Santo, perché c'è stato un intervento che non ci aspettavamo. Ci sono state battaglie politiche, ma ve le ricordate le battaglie che abbiamo fatto insieme quando siamo andati a Roma? Quasi tutti, alcuni non c'erano e si sono persi una bella manifestazione politica davanti Montecitorio, quando abbiamo fatto la manifestazione al Capranica con l'ANCI, quando sono andato a parlare con ministri e presidenti del Consiglio e come vado ancora tuttora, pur non avendo nulla in comune sul piano politico, anche perché come vi ho detto prima la mia esperienza è talmente anomala che non posso avere nulla in comune, però vado con grande rispetto e otteniamo, e devo dire che il rispetto è reciproco. Evidentemente se questo rispetto reciproco non è merito del sindaco, è merito della città, perché la città evidentemente risponde molto più di quello che si legge certe volte sui giornali, e va a parlare il sindaco di Napoli, va a parlare il sindaco di una città importante e strategica, perché se crolla Napoli crolla il paese. Questo lo sa il governo, lo sa il Presidente della Repubblica ed è per questo perché Napoli non crolla e non la faremo crollare. I 300 milioni di anticipo del decreto legge 35, 58 milioni, il piano di riequilibrio, questa economia che si mette in moto, sono soldi che in questi giorni mentre io parlo stanno andando alle imprese, stanno andando ai lavoratori, alle lavoratrici, si rimette in moto l'economia. Questa è stata una grande battaglia, una battaglia non facile, anche questa, una battaglia vinta ma non una guerra. Allora dove andremo a iniettare le principali risorse del bilancio che stiamo per scrivere e che ha avuto un leggero ritardo per la battaglia tutta interna al governo sull'IMU, come voi sapete. Le priorità, a mio avviso, sono le fasce deboli. L'ho detto stamattina facendo un saluto all'Assemblea, un convegno, un dibattito del terzo settore, delle politiche sociali che c'è stato con l'Associazione Toniolo nella nostra sala giunta. Io ho incontrato migliaia di persone in questi due anni ed è sorprendente che le persone, cioè per me non è sorprendente, però è un dato oggettivo secondo me che va raccontato, che le persone che maggiormente si lamentano sono le persone che hanno di più e le persone che hanno di meno hanno una grande dignità. Ecco perché in questo momento storico io sono convinto che le rivoluzioni e i cambiamenti verranno da sud, perché da sud si ha la capacità di soffrire, di avere dignità e di avere passione. Allora proprio perché io rispetto le persone che hanno una grande dignità, oltre a venire da una cultura democratica e di sinistra, io penso che il bilancio deve guardare innanzitutto ai più deboli. Di fronte ai tagli della regione e del governo sulle fasce deboli, il Comune di Napoli deve dimostrare di avere schiena dritta e di dare nel bilancio di previsione innanzitutto ai più deboli. E la categoria dei più deboli, come voi sapete, è molto ampia e per sintesi non mi soffermo. Poi la manutenzione complessiva della nostra città. Beh, io mi auguro anche che il governo comprenda che il vero piano Marshall del nostro paese è far funzionare i servizi essenziali, dare risorse per le scuole ed altro. Vedremo se questo governo delle grandi intese lo capirà o continuerà a puntare su opere ingiuste e scellerate come il Ponte sullo Stretto e la Talvi in Val di Susa. Ma noi nel nostro piccolo che potremmo fare? Con le poche risorse che abbiamo, manutenzione stradale, manutenzione scolastica e trasporto pubblico. Il trasporto pubblico per noi è fondamentale, perché avendo noi puntato, e non defletteremo di un centimetro, su una mobilità sostenibile e su un modo diverso di muoversi nelle città, che significa più gambe, più pedonalizzazioni, più biciclette,
più trasporto pubblico, più pattini, più liscio, più skateboard, più come vorranno i napoletani, meno macchine sicuramente, ed è un percorso che potremmo farlo tanto più forte quanto meglio funziona il trasporto pubblico. E quindi il trasporto pubblico abbiamo messo risorse che ci consentiranno di qui nelle prossime settimane, entro quindi il mese di settembre, di tornare a una situazione dignitosa che ci consentirà di difendere meglio la nostra rivoluzione sulla mobilità, dalla quale non deflettiamo perché ci crediamo fermamente. E su questo voglio aprire una breve parentesi. Voi sapete che una delle caratteristiche della nostra amministrazione, di cui mi assumo personalmente la responsabilità, è stata quella di creare dei rapporti istituzionali e politici di livello ottimo col Presidente della Regione e complessivamente con le altre istituzioni. Su questa linea io proseguirò fermamente, non solo per il rapporto personale che si è creato col Presidente Caldoro, ma anche perché credo che sia utile alla città, alla Regione, rapporti importanti tra il Sindaco di Napoli e il Presidente della Regione. E questo c'è molto apprezzato. Però io da domani comincerò una battaglia politica su alcuni temi strategici per la città, su cui la Regione deve dire una parola decisiva, chiara, forte e diversa. Sanità. È vero, io non ho responsabilità sulla programmazione sanitaria della nostra città e non me ne voglio e posso prendere perché ho mille problemi, però sono il responsabile della sanità in città, sono anche responsabile delle buche, sono il responsabile di tutto in questa città, quindi mi voglio prendere anche questa responsabilità. Allora voglio dire al Presidente Caldoro e soprattutto a Calabrò che la sanità pubblica in città non deve essere smantellata. E io mi metterò di traverso se qualcuno pensa di smantellare la sanità pubblica nella nostra città. Nulla in contrario contro la sanità privata e convenzionata che difendiamo, ma il Sindaco di Napoli deve innanzitutto difendere gli ospedali e i presidi ospedalieri della nostra città perché sono punti di riferimento come le scuole e le caserme dei carabinieri. Il trasporto pubblico. Vetrella ci sta massacrando. Il governo non ci dà risorse e la regione non ci aiuta. Non possiamo pagare noi, amministrazione e consiglio comunale, l'incapacità di iniettare in tempi rapidi risorse sufficienti sul trasporto pubblico. Perché se non funziona la Cumana e non funziona la Circumvesuviana, se la prendono con noi. E siccome Napoli, da qui a pochi mesi, anzi prepariamoci, preparatevi tutti quanti, perché quasi sicuramente dal 1 gennaio 2014 noi saremo città metropolitana, quindi quel trasporto che oggi diciamo non ci compete, ci competerà direttamente, noi abbiamo diritto ad avere risorse. Ancora oggi sono 4 mesi che non si sblocca tra governo e regione il finanziamento dei 300 milioni sulla tratta della metropolitana che fa Piazza di Vittorio, centro direzionale, Capodichino. Ancora oggi non ci danno i treni per la metropolitana, allora rischiamo di fare una battaglia che ogni giorno faccio per aprire in autunno, come apriremo la stazione di Piazza Garibaldi, e rischieremo di dire alla città tenim la stazione Piazza Garibaldi ma non ci abbiamo i treni. Siccome i soldi per i treni non li mette il Comune, ma li mettono altri, io da domani su trasporto pubblico, sanità e ambiente comincerò una lotta politica nella mia città. Ambiente. Io lo so che tocco un tema spinoso, però fin quando io sarò sindaco di Napoli, l'inceneritore nella nostra città e le discariche nella nostra città o nelle zone di diretta riferibilità della nostra area metropolitana non si faranno. Io poi sono contrario comunque che si facciano, però io sono il sindaco di Napoli, quindi non è che posso andare in casa di altri, ma non deve esistere la politica di chi aspetta che noi andiamo in sofferenza sui rifiuti perché non ci andremo, per poi dire, hai visto, si dovevano fare le discariche e gli inceneritori. Io non lo dimenticherò mai quel programma sulle nuove discariche che sta ancora là. Stava là con la Prestigiacomo, stava là con Clini
e non lo so se sta con Orlando perché non ho avuto modo di parlarne su questo punto, ma mi auguro di no, delle 4 mega discariche di Marano, Mugnano, Chiaiano e Quarto di 2 milioni di tonnellate. Il programma sta là, sta scritto là, posso partire anche domani. Così come ancora non è formalmente e definitivamente chiusa la partita dell'inceneritore a San Giovanni. Anche qui chiedo alla Regione di dare finalmente al Comune quello che abbiamo chiesto. Noi vogliamo farla l'impiantistica nella nostra città, vogliamo fare l'impiantistica, vogliamo fare i 3 impianti di compostaggio, vogliamo avere gli impianti a noi dedicati, abbiamo dimostrato di fare 2 siti di trasferenza, abbiamo avuto coraggio perché fare 2 siti di trasferenza provvisoria nella nostra città abbiamo comunque dovuto far sopportare dei disagi anche ai nostri cittadini. Quindi non abbiamo posizioni ideologiche, abbiamo posizioni e programmi chiari che abbiamo il diritto di voler attuare. Insomma, non vogliamo avere ostacoli. Poi ci giudicheranno gli elettori, verrà eletto un altro e dirà sì agli inceneritori. Però il nostro programma fatecelo portare e vi dimostriamo che non è una follia aderire allo Zero Waste di San Francisco, Napoli rifiuti zero. Ci arriveremo a quello, ma consentiteci di fare quello di cui ci vogliamo assumere la responsabilità di fare, perché altrimenti questo è diventato un altro giochino, come quando noi vogliamo innovare e anche qualcuno al nostro interno ci dice non si può fare, non si può fare, non si può innovare, non si può fare, vuoi dare uno spazio pubblico a un'associazione di Scampia? No, non si può fare, si può fare solo se ti danno i soldi, ma se invece dei soldi ti danno, ti fanno un'attività di scuola, ti fanno pedagogia, ti fanno teatro, ti fanno musica, sottraggono i ragazzi alla camorra, sì, ma quello non ha valore economico, ti devono dare 2.000 euro. Non è così, non sta scritto da nessuna parte. Se interpreti il diritto ti rendi conto che si può fare, perché il profitto non è solo quello capitalistico, io ti do una cosa a te e tu mi devi dare una moneta a me. C'è anche il profitto sociale, che ha un valore economico molto più importante del profitto capitalistico, privatistico, dell'accumulazione nelle casse private o nelle casse pubbliche. Quindi su questa è una sfida dalla quale non intendiamo deflettere. Il concetto di sicurezza della nostra città. È chiaro che noi ci aspettiamo sempre di più da parte delle forze dell'ordine, alle quali va il mio ringraziamento per lo straordinario lavoro che fanno ogni giorno, così come va il ringraziamento alla Polizia Municipale, dalla quale anche ci aspettiamo sempre di più, come tutti si aspettano sempre di più dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri comunali. Però la sicurezza, come ho detto prima, passa soprattutto attraverso la cultura e l'economia vera della nostra città su cui noi vogliamo puntare. Noi vogliamo dare rilancio alle attività economiche della nostra città, vogliamo stare vicino a tutti quegli imprenditori onesti dalla schiena dritta che non si piegano alla camorra e hanno deciso di investire nella nostra città. Sono soprattutto piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, operatori economici che continuano ad aprire imprese e attività economiche nella nostra città nonostante la crisi, e fanno bene perché avranno l'amministrazione dalla loro parte. Però noi siamo ancora troppo lenti. Un'altra sfida è questa: la burocrazia è ancora troppo lenta, dobbiamo essere più rapidi, più rapidi, più rapidi. Quando si pone un'idea, quando si decide in consiglio comunale, in giunta, il sindaco, chiunque decida, se la decisione è corretta, è legittima e non è in violazione di legge, quella decisione deve essere rapidamente attuata. Altrimenti si scoraggia l'imprenditore, si scoraggia il commerciante, si scoraggia il cittadino, l'operatore sociale, l'operatore culturale. Quindi questa è la sfida che bisogna vincere, la rapidità tra la decisione politica e l'attuazione concreta in atti amministrativi. In questi 3 anni, oltre ad esprimere gratitudine e vicinanza a quegli imprenditori che hanno deciso di investire e rimanere nella nostra città, mi auguro che si rafforzi sempre di più il rapporto tra pubblico e privato nella nostra città. Nei momenti di sofferenza, di difficoltà, non ha senso fare battaglie ideologiche, il pubblico contro il privato, il privato contro il pubblico. Siamo tutti cittadini di Napoli e vogliamo, mi auguro, tutto il bene della nostra città. Così come qua dentro mi piace quando c'è un confronto leale tra maggioranza e opposizione e riusciamo tutti quanti insieme a trovare una sintesi, che alla fine siamo tutti napoletani, siamo tutte persone che vivono qua, abbiamo la famiglia qua, io ci voglio restare, come credo la stragrande maggioranza di voi, rimanere a vivere a Napoli, allora io credo che noi dobbiamo trovare una sintesi tra pubblico e privato, unire le risorse, questa è la grande sfida. È come quando dicemmo quel giorno di fronte alle difficoltà dei partiti,
il dopo la campagna elettorale, il momento dopo le politiche. A Napoli è difficile in questo momento avere solidi punti di riferimento tra i partiti, tra gli schieramenti tradizionali. Proviamo a metterci insieme per l'interesse comune della nostra città, confrontiamoci sui programmi, sulle azioni da fare. Confrontiamoci anche duramente, con una dialettica aspra, franca e leale, ma evitiamo il disfattismo e la conflittualità fine a se stessa, perché poi ovviamente non è che stiamo parlando di una città in cui non ci siano interessi che quotidianamente vogliono che questa amministrazione non riesca a portare avanti il proprio obiettivo. Non ci sfugge che noi abbiamo dichiarato non solo a chiacchiere ma con i fatti guerra alla camorra, alle lobby, alle cricche e alla borghesia camorristica che anche esiste nella nostra città e che sono quelle articolazioni più pericolose, che si vestono come noi, sono vestiti tale e qua, anzi molto meglio, e sono molto pericolosi, li conosciamo e sappiamo ben prendere anche le distanze. La scelta di questo cambio della giunta è dovuto anche al fatto, perché ho chiesto a tutti loro, e lo farò io per primo, di stare ancora di più per strada. Primo per comunicare le cose che facciamo, secondo per ascoltare sempre di più e terzo per coinvolgere. Guardate, si è creato un effetto emulativo straordinario nei luoghi che noi abbiamo adottato nella nostra città. Quando si adotta un'aiuola, una rotatoria, un pezzo di giardino, adesso a breve la delibera che faremo sull'adozione delle strade, non solo si ha un ritorno straordinario, siamo arrivati già a 100 luoghi adottati, ma scatta un effetto emulativo, cioè tutti vogliono adottare. Ed è questa una partecipazione straordinaria. Devo dire, in questi mesi, presi dalle emergenze e presi dal duro lavoro, non siamo riusciti a sufficienza a stare tra la gente, quindi io mi auguro che la nuova giunta consenta soprattutto al sindaco, ma lo devono fare anche loro, di stare molto e sempre di più per strada. Così come mi auguro, perché non sono soddisfatto, di come in questi due anni sono stati i rapporti tra giunta e consiglio. Approfitto anche della presenza del segretario generale per chiedergli lo sforzo massimo a dare una corsia preferenziale ai pareri che si debbono dare alle delibere, alle proposte che vengono dal Consiglio, perché questa come se fosse il luogo, diciamo, tra virgolette, legislativo. Quindi io credo che questo deve essere un altro passaggio. Così come l'ho sempre detto, lo voglio ripetere anche oggi e spero di non doverlo ripetere mai più, i consiglieri comunali sono coloro i quali hanno avuto la fiducia in parte, quota parte, da parte del popolo napoletano. E quindi il rapporto tra giunta e consiglio deve essere più fecondo, e non solo tra giunta e maggioranza. Sto parlando da giunta e consiglio, perché ogni consigliere comunale deve essere rispettato, deve essere ascoltato, e se porta istanze che servono a far crescere, sviluppare e migliorare la nostra città, sono istanze non del consigliere, ma del quartiere, del luogo, dei cittadini e delle cittadine che lo hanno eletto. Adesso si apre una fase di ulteriore, di durissimo lavoro. Io mi auguro che da questo passaggio ci sia anche una maggiore coesione, ed ho molto apprezzato in queste settimane, in questi mesi, il contributo di forze politiche che, pur non stando in maggioranza, hanno dato il sostegno in momenti decisivi. Oggi la città non capirebbe divisioni inutili, anche oggi, in questi giorni, leggo veramente delle dichiarazioni che sono abbastanza puerili sul piano politico. La poltrona, quell'altra partecipata, quell'altra ancora. I cittadini napoletani vogliono da questa amministrazione, da questo consiglio e da questa esperienza che noi risolviamo i problemi della città. Quindi io mi auguro che la maggioranza si allarghi, sia sempre più ampia, perché non credo che in questo Consiglio Comunale, in questa città, ci siano steccati ideologici. Non c'è dubbio che c'è la maggioranza, chiamiamola dalla prima ora, quelli che hanno avuto il coraggio, la forza e la passione di sostenermi sin dal primo momento. E il primo amore ovviamente non si scorda mai ed è sempre l'architrave di questa esperienza politica. Ma io sono soddisfatto quando ogni volta negli incontri che ho con le altre forze politiche, con i singoli consiglieri, vedo un contributo per la vita dell'amministrazione. Cioè, per me questa è una grandissima forza,
Se poi questo diventa addirittura un allargamento della maggioranza, io da napoletano e da sindaco di Napoli non posso che essere felice e contento, perché le divisioni sulle cose che condividiamo non le riesco assolutamente a comprendere. Noi stiamo per raggiungere degli obiettivi straordinari in questi giorni, di una serie di luoghi visti come fallimento e morte stanno diventando opportunità economiche di livello straordinario. La settimana prossima si avvia a conclusione la fase tecnica per la ricostruzione di Città della Scienza. Abbiamo ottenuto il tavolo del governo per la bonifica integrale di Bagnoli e per i finanziamenti dell'area di interesse nazionale. Abbiamo salvato l'ippodromo. Stiamo per salvare definitivamente Zoe dell'Andia nelle prossime settimane. Rilanciato la mostra d'oltremare, aperto il teatro dei piccoli, ottenuti i grandi finanziamenti. Polo fieristico, area occidentale, l'area orientale, che è l'area più degradata, in cui saranno rifatte strade, in cui lavorerà il pubblico insieme al privato, in cui ci saranno nuove infrastrutture, un nuovo collegamento tra il porto e l'interporto, il centro storico che verrà completamente rifatto. E qua i tempi sono strettissimi, 2013-2015, quindi sarà questa amministrazione, se Dio vorrà e se gli uomini e le donne lo vorranno, a vedere i risultati di tutto questo. Ed è per questo che io voglio persone di qualità, di passione, di coraggio e di determinazione ad avere questa sfida. Invito veramente tutti i consiglieri comunali, gli assessori, i cittadini napoletani a darci un contributo affinché nel presidente dell'autorità portuale, per esempio, venga una persona di alto spessore. Là si devono gestire 1,5 miliardi di euro. Si deve tenere unita la città. Troviamo una persona che tiene, non la scegliersi, non la voglio scegliere io. Sceglietela voi, sceglietele voi altri che avete il potere nelle stanze che contano, ma scegliete persone che non dividono, perché là se si sbaglia in quei posti le conseguenze ci saranno per i prossimi 20 anni. Poi ho detto che la gran parte delle risorse che avremo, anche se potremmo fare poco, ma faremo cose significative, andranno verso la scuola. Scusatemi una menzione particolare, perché nei ringraziamenti si dovrebbero ringraziare le tantissime persone che ho incontrato in questi 2 anni, le tantissime associazioni, tantissimi riferimenti istituzionali, ma lo voglio fare alla scuola della nostra città. Credo di averne visitato un 70-80. La scuola è il vero presidio democratico della nostra città. Cioè, noi abbiamo una scuola di eccellenza alla quale dobbiamo, e mi auguro il Consiglio Comunale condivida questa mia indicazione, destinare la maggior parte delle risorse del prossimo bilancio, perché la scuola è un punto di riferimento non solo di formazione e di insegnamento, ma è un punto di riferimento pedagogico, democratico, sociale e di vita, che io ho potuto testimoniare e vedere direttamente con i miei occhi. Io credo che ancora di più dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in questi 2 anni, cioè fare rete tra le persone. Anche in questi giorni che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà per cercare di accelerare le procedure per far sì che non si perdesse del tempo prezioso per i grandi progetti, come ho chiamato l'Università di Napoli, le categorie, i professionisti ad aiutarci a mettere in campo tutte le risorse per far presto, immediatamente ho ricevuto, siamo a disposizione della città a titolo istituzionale e volontario. Questa è una grande risorsa della nostra città. Io sono convinto che se noi saremo in grado sempre di più, ed io per primo, a stimolare questa grande passione, questo grande cuore, questa grande competenza della nostra città, noi riusciremo a controbilanciare fortemente anche le risorse economiche che per quanto verranno saranno sempre poche. Quindi credo che questo è un momento di svolta. Perché? Perché si è voluto e ho voluto fortemente questo momento con il Consiglio Comunale? Perché noi avvertiamo che in questo momento stiamo passando alla fase strutturale, la fase più delicata, dove dovremmo gestire complessivamente somme che vanno tra 1 miliardo e 2 miliardi di euro. E quindi a voi non sfugge il dato che sarà determinante che tipo di mani, che tipo di persone, che tipo di figure dovranno gestire questo passaggio epocale per la nostra città. Qua non dobbiamo consentire che gli speculatori mettano le mani su Bagnoli, la camorra metta le mani sulla riqualificazione del centro storico,
o qualcun altro si cerchi di inserire in un momento strategico della nostra città. Non possiamo consentire, per esempio, che noi da qui a breve faremo dell'ex Areanato il centro della pedagogia, della scuola, della musica, dello sport, dell'arte, dei laboratori e dei centri sociali, o altri magari hanno già in mente di buttare via chissà sul territorio per fare speculazioni edilizie. Cioè, in questo momento io avverto che si sta giocando una partita decisiva nella nostra città. Quindi bisogna mantenere gli occhi aperti, bisogna ogni tanto girarsi e guardarsi dietro, guardarsi le spalle, guardarsi dai finti sostenitori e dai finti amici. Ormai in questi 2 anni abbiamo capito chi sostiene la città, chi critica legittimamente. E io sono il più grande sostenitore del dissenso aperto, critico e corretto, perché molte mie decisioni e anche correzioni di errori e anche cambi li ho pensati a seguito di critiche di persone che non appartengono, diciamo così, alla mia area politica o al mio comune sentire. Però metteremo degli argini e delle mura ben precise nei confronti di chi invece vuole la morte di questa esperienza politica, di questa capacità di non smettere di sognare di cambiare con la rivoluzione e l'innovazione. Noi continueremo a innovare, continueremo a decidere in modo coraggioso, continueremo a prendere decisioni che saranno fortemente rischiose, perché in questo momento bisogna rischiare. Ho detto anche ai dirigenti del comune, chi non se la sente di rischiare non può fare il dirigente. L'importante è che si rischi per l'interesse comune e l'interesse collettivo. La vicenda delle maestre è stata lacerante, ma insieme alle maestre ce ne sono tante altre che ce ne sono state. E io mi rendo conto che non è facile subire procedimenti penali, procedimenti della Corte dei Conti, però allora si fa un altro mestiere. Non si fa il magistrato, non si fa il sindaco, non si fa il poliziotto, non si fanno altri mestieri. Non si fanno i dirigenti degli enti pubblici, perché nei momenti difficili si deve scegliere. Non bisogna fare né Ponzio Pilato, né il burocrate formalista ottuso, né quello che si nasconde, né quello che passa la carta, se no si fa come quei medici che per paura dell'avviso di garanzia trasportano il paziente in difficoltà da un ospedale all'altro. È chiaro, ti prendi l'avviso di garanzia, ho capito, ma fai il medico. Io ne ho presi 50 di avvisi di garanzia da magistrato. Uno mi pare da sindaco, ne verranno tanti altri, ma fa parte del mestiere, fa parte di chi ha coraggio e chi decide. Se mi aiutate a decidere bene, ci aiutiamo reciprocamente e soprattutto non lasciate poche persone col cerino in mano, probabilmente avremo anche più forza, altrimenti si andrà avanti comunque senza mollare, perché io credo che i cittadini napoletani in questo momento desiderano che noi risolviamo il maggior numero dei problemi che loro hanno. Quindi si apra una stagione di confronto politico che è aperto con le forze che sono qui presenti, col governo, ma soprattutto pensiamo ai problemi della città. Cioè pensiamo a rimboccarci tutti quanti le maniche e a lavorare sempre di più. Forse non tutti hanno lavorato come avrebbero potuto fare in questi 2 anni, quindi mi auguro che ci sia maggiore lavoro da parte di tutti e cerchiamo di coinvolgere sempre di più i cittadini nel governo collettivo della cosa pubblica, perché i cittadini di Napoli sanno già quello che devono fare. I giardini di Melissa Scampia, non gliel'ha detto l'amministrazione comunale o il presidente Pisani della municipalità o qualche partito politico, quello che dovevano fare. Sono preso un pezzo di terra, hanno chiesto se lo potevano fare, hanno dovuto faticare, perché all'inizio ci hanno detto non si può fare, come tutte le cose che vi ho detto prima, alla fine hanno scardinato anche lì e adesso gestiscono centinaia di metri di giardino da soli e mi auguro che noi riusciamo a darci almeno Tommaso, Sodano, riusciamo a darci un po' di acqua pubblica, visto che abbiamo l'acqua pubblica, diamola ai giardini, ai parchi senza risorse, cerchiamo di poterla avere. Avviandomi alla conclusione, voglio anche sottolineare il lavoro straordinario che non è ancora finito per la ristrutturazione delle aziende partecipate. Anche qui è un merito quello di non aver fatto morire le aziende partecipate, alcune stanno vivendo in sofferenza. A breve ratificheremo la holding dei trasporti, così il lavoro su Napoli Servizi, su Asia, insomma un lavoro difficile, duro, complicato, con assunzioni di responsabilità, ma anche quella è una grande sfida. E poi lo voglio dire con grande soddisfazione, le nostre delibere ci vengono copiate,
o quasi integralmente copiate da città che fino a poco tempo fa erano considerati l'esempio del bene comune e del civismo nella nostra Italia. Abbiamo fatto l'acqua bene comune, abbiamo trasformato quella SPA in azienda di diritto speciale, abbiamo fatto le delibere sui beni comuni, abbiamo fatto delibere fortemente innovative, perché noi non vogliamo rinunciare all'idea che questa amministrazione dimostrerà che il privato va rispettato, ma che noi siamo in grado di poter governare dando dignità, forza, efficienza ed efficacia al pubblico. Io ho sempre lavorato nel pubblico, ho visto le cose che non andavano nel pubblico, ma ho sempre lavorato affinché si potesse difendere il pubblico, che il pubblico non deve essere visto e accomunato come zavorra. Così come mi auguro che ogni lavoratore, ogni lavoratrice che si trova e che ha un posto pubblico, ogni mattina che si sveglia deve sentire l'orgoglio di appartenere al Comune di Napoli. E andare a testa alta, quello è il nostro esercito e lo deve essere proprio adesso, oltre 20.000 persone. Se ognuna di quelle persone mostra con orgoglio e dignità e fierezza il fatto di appartenere al Comune di Napoli, come lo faccio io quando vado in giro e dico con orgoglio che sono il sindaco di Napoli e sono napoletano e devo dire vengo rispettato, dobbiamo essere rispettati tutti quanti e non sono mai andato col cappello in mano, anche l'altro giorno, né da Alfano né da altri, non vado mai col cappello in mano, vado a portare quello che facciamo e dopo aver raccontato loro quello che facciamo con mille difficoltà, chiedo rispetto e dignità per la nostra città. Quindi io credo che questo è un altro passaggio importante. Io avrò con il governo un rapporto corretto, un rapporto istituzionale, cercherò di fare in modo che il governo abbia attenzione sempre maggiore per la nostra città. E quindi cerchiamo di raccogliere tutte le opportunità che noi avremo, cerchiamo di valorizzare la nostra città, cerchiamo di evitare in ogni modo che gli speculatori vogliano mettere mano nella nostra città, evitiamo l'immobilismo, acceleriamo procedure, come ho detto, ai nuovi assessori, troppi progetti sono ancora fermi negli uffici comunali, abbiamo la possibilità di valorizzare il territorio rispettandolo senza fare speculazioni e incassando denaro. Napoli ha una quantità enorme di territorio che deve essere preservato e deve essere valorizzato. L'abbiamo detto prima alcune aree, ma sono ancora maggiori. Pensate che forza che hanno tutti quei territori e quella forza viene rallentata spesso dalla lentezza con cui le amministrazioni pubbliche, compreso il Comune, riescono a rispondere alle istanze di chi vuole investire. Così togliamo anche l'alibi a finti investitori, perché ci sono anche quelli che dicono che vogliono fare sempre qualcosa per Napoli, poi quando è il momento non cacciano mai nulla. E invece adesso è un momento proprio per svoltare da quel punto di vista. Allora oggi io mi sento più forte rispetto a qualche settimana fa e qualche mese fa, perché credo di aver messo nella giunta persone competenti, con esperienza, con radicamento sul territorio, con una grande capacità di lavoro. Penso che la maggioranza sia solida, penso che ci sono altri consiglieri, altri partiti, altri gruppi che vogliono condividere insieme a noi nel futuro questa avventura. Io farei in modo che questo accada, perché credo che Napoli ha bisogno delle energie democratiche e di tutte le forze sane e democratiche della nostra città. Non riesco a immaginare divisioni forti con chi ama questa città. E quindi io credo che questo deve essere il lavoro che qua dentro dobbiamo fare, cioè unirci sul programma, unirci sull'agenda, unirci sulle cose concrete, unirci in una prospettiva di forza, di azione costante, quotidiana. E quindi io apprezzo moltissimo le dichiarazioni che sono state fatte in questi giorni da chi vuole sostenere la città, non sostenere il sindaco, anche perché noi abbiamo intenzione di non mollare di un centimetro, siamo molto motivati e molto carichi. È una squadra che ha subito momenti difficili, momenti complicati, momenti anche in cui c'era la tentazione, insomma, di dire: ma come si fa a governare ancora per altri mesi senza soldi? Siamo arrivati a 2 anni senza soldi. Allora adesso c'è il momento veramente di svoltare e poter avere un po' di soldi. Mi immagino che sarà questa città appena noi avremo da qui a qualche settimana un po' di soldi per riempire le buche, per fare le cose ordinarie.
accanto alla passione, al coraggio, alla determinazione, all'idea, alla creatività, all'innovazione, riusciremo sempre di più, giorno dopo giorno, a risolvere anche i cosiddetti ordinari e piccoli problemi. Io sono assolutamente convinto che Napoli ha svoltato fortemente non solo nell'immaginario che si ha all'esterno della nostra città, ma anche qua dentro. La capacità nostra è trovare una sintesi tra le diversità che ci sono nella nostra città. Questo è un compito per me non facile, sono scelte difficili, ma io cercherò sempre di non irrigidirmi su alcune scelte, nei prossimi 3 anni farò questo, ma di trovare un punto di equilibrio ed evitare frizioni e contrapposizioni che possono essere controproducenti per la nostra città. Vorrei dire tantissime altre cose, perché fare un bilancio e delineare le cose che da stasera andremo a fare diventa troppo lungo. Quello che so è il modo con cui i nuovi assessori hanno cominciato a lavorare, senza lamentarsi, ma lavorando dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera. Questa è l'unica ricetta che c'è di fronte a un momento così difficile. Quindi io mi auguro che il Consiglio Comunale ci aiuti in questo percorso, che non ci faccia mancare la sua voce critica, però che non abbia un atteggiamento di negatività nei confronti di questa azione. Noi abbiamo bisogno di essere coesi, poi ci andremo a dividere se del caso, ma io mi auguro che saremo sempre di più insieme nei momenti in cui ci sono i confronti elettorali alla fine di un mandato. Adesso cerchiamo di lavorare sui territori, lavorare tantissimo e non fermarci un attimo, perché ogni volta che ci fermiamo è un problema in meno che risolviamo nella città. Ogni volta che ci dividiamo su cose importanti ma che dai cittadini non vengono avvertite come importanti, facciamo un danno alla nostra città. Quindi io chiudo avvertendo molto questo momento. Ne ho avvertiti anche altri nel passato, ma questo per me è un momento delicato, perché in questi 3 mesi ho ascoltato molto, ho riflettuto e ho pensato quale possa essere il modo migliore per svoltare, e non riesco ad immaginarlo che in un rapporto più forte tra il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e la città. E non dimentichiamoci che i referenti principali poi del sindaco sono stati gli elettori, ai quali io devo rispondere, e quindi non posso essere ogni volta dilaniato e lacerato da discorsi che certe volte diventano superfetazioni o sovrastrutturali. Io ho bisogno di stare tra la gente, di risolvere i problemi e di dare soluzioni a chi ha creduto in me, mi ha votato al di là di molti partiti, e quindi io da oggi in poi starò soprattutto in mezzo alla strada. Scusatemi se magari riceverò un po' di meno qualche consigliere, lo delegherò agli assessori, ma io da domani mattina, a domani notte compresa, starò in mezzo a una strada. Grazie.